Con Dino Guadalupi finalmente l'H vince la prima gara interna del suo campionato dopo la vittoria a Trapani, può iniziare adesso un altro campionato per voi? Il campionato è sempre lo stesso, diciamo che oggi per come è andata io ringrazio ancora l'inizio, perché effettivamente da quell'esperienza delle prime due partite abbiamo fatto tesoro, ci siamo messi testa bassa, abbiamo lavorato, abbiamo migliorato la nostra condizione tecnica dei sistemi di gioco e questo si è visto, oggi siamo riusciti ad applicarlo, siamo stati precisi in tante situazioni. Certo, noi abbiamo anche il dovere poi adesso di guardare anche quello che non ha funzionato, il nostro lavoro, però questa è una vittoria per noi molto importante perché ci ridà la fiducia che aumentando, cercando di avere questa mentalità e continuare ad aumentare il nostro livello, chiaramente possiamo dire la nostra anche con squadre molto forti come quella che abbiamo incontrato stasera. L'unico neo, forse, se posso permettermi, stasera gli propri errori in battuta. Si sono concentrati tutti in un set, che poi è quello che abbiamo perso. Sapevamo che dovevamo forzare il servizio ha dato anche in dei momenti grossi vantaggi, alcuni turni di servizio hanno dato grossi vantaggi, per cui dovevamo forzare, non potevamo avere il braccino in battuta, questo ha portato ad aumentare un po' di più la percentuale d'errore. Dobbiamo essere un po' più bravi in questo senso a lavorare di squadra, perché nel set in cui ne abbiamo sbagliate tante, ne abbiamo sbagliate 6, lavorando insieme dobbiamo capire anche che se la percentuale d'errore sta aumentando troppo, forse in quel caso dobbiamo cercare soluzioni diverse. Sì, fortunatamente grazie al lavoro che abbiamo fatto in settimana siamo riusciti ad ottenere il risultato positivo. Comunque siamo in un crescendo, infatti ad esempio c'è stata una buona prestazione già contro Casal dei Pazzi, poi contro Castelvetrano è arrivata la prima vittoria, adesso finalmente anche in casa abbiamo dato un po' di spettacolo, un po' di gioia anche per il pubblico, per il nostro pubblico e per il nostro morale, è stata un'ottima vittoria. Avete battuto una delle favorite del campionato, quale Villa Santa Teresa del, sì, Messina, adesso arriva Scafati in casa per provare il bis e il trise di vittoria. Sì, il Santa Teresa è un'ottima squadra con delle ottime individualità, difatti credo si sia visto, è stata una bella partita, molto combattuta, ci sono stati degli scambi lunghissimi, però noi siamo riusciti ad avere la meglio grazie al lavoro che abbiamo fatto in settimana. Sì, la settimana prossima giocheremo contro lo Scafati, che comunque è un'ottima squadra con delle buone individualità, noi dobbiamo solamente continuare a lavorare così come stiamo facendo e cercare di ottenere sempre il massimo.